Buonasera. Piacere. Silvia. Silvia, questa è la copia del libro di quest'anno? Ah, te la dignate. No, io l'ho sempre visto per televisione. Dovrei leggere il libro se riesco a leggerlo tutto. È piccolino e quest'anno siamo fortunati. Ah, meno male. Ci provo. Prego, andiamo a far la pappa. Il quarto piano. Grazie. I pattini. Prego. Allora, prima di tutto accomodate, volete un caffè? Vi faccio il caffè. Questo è mio padre, lui era partigiano. Siamo tutti. Per me. Lei si è preso tutti gli appunti. Questi sono i miei appunti. Eh sì, ho scritto. E adesso che eravamo qua. Sì, no. Sei pronto? Sei pronto? Il libro che abbiamo letto è Ogni prigione è un'isola, di Daria Bignardi. Daria Bignardi la conoscevo come personaggio, ma non come autrice di libri, e quindi è stata una sorpresa scoprire che scrive. Tante trasmissioni, anche Il Grande Fratello. So, Grande Fratello, che è stata lei praticamente all'origine, seguire questo programma che mi ha dato tante soddisfazioni. Lei innanzitutto, direi. Sì, è certo. Autrice, giornalista, giusto? Sì. Ci sì. Siamo. Quello che c'è all'inizio, lei ha la passione per la... cioè la passione alla vista delle carceri, dei carcerati, della prigione. Nel libro ho trovato... numerosi esempi di persone che appunto hanno visto il carcere, vissuto il carcere, che sono finiti in carcere. Che lei è stata nel carcere di San Vittore, che parla di alcuni elementi, alcuni legati alla cronaca degli anni 70, tipo il Valanzasca oppure alla banda, famosa banda Cavallero, che lei dà dei piccoli stralci. Ciò che mi è piaciuto tantissimo e che mi ha colpito è il fatto che lei affronti tanti temi, come le donne all'interno del carcere, che non trovano una loro connotazione, come anche fuori. Quando Daria Bignardi ricorda il periodo del Covid. Le rivolte che sono scoppiate e che purtroppo ovviamente in realtà hanno portato conseguenze molto gravi e torture. E poi appunto la cosa che ho trovato davvero molto interessante era proprio l'esperienza personale dell'autrice rispetto al tema carcere. Quindi c'è questo continuo intreccio tra vita privata e carcere, ovviamente non della Bignardi, però di persone che lei conosce e che sono nel carcere. E mette in luce quello che sono le condizioni delle carceri, che sono in Italia, che sono davvero pietose, si può dire pietose. Degli spunti sulla cronaca. Parla dei diritti umani, no? Di cui l'Italia è al terzo posto. Prima c'era Turchia e la Russia, poi l'ha ritagliato. Parla dei suicidi, come anche la spettrice. Dal 90 al 2020 ci sono stati 30.770 suicidi nelle carceri. La cosa che più mi ha colpito e che ho apprezzato è stata la sensibilità di Daria Bignardi verso i detenuti. Mi ha colpito questo concetto che
Lei dice spesso che il carcere non serve per come è fatto, perché è diventato o è una vendetta sociale. Posso capire che, come lei dice nel libro, le carceri non dovrebbero esistere. Sì, su alcune situazioni sono d'accordo, cioè dovrebbero essere più strutturate per aiutare queste persone, cose che su altre secondo me è un po' più complesso. Quelli che hanno ucciso, anche lì bisogna capire le motivazioni dei vari omicidi. Molto spesso io ero bloccato dal fatto che se la gente è in prigione ci sarà un perché, mentre invece lei affronta questo tema dicendo povera gente che è nel carcere, e questo effettivamente un po' mi ostacolava nel voler andare avanti a dire no, io non ci sto a farmi dire povera gente nel carcere. È chiaro che quando si parla di carcere c'è la contrapposizione tra il fatto che siano persone davanti che hanno commesso dei crimini e dei crimini anche molto molto brutti, e pensare al loro reinserimento. Bisogna fare anche un lavoro su se stessi per riuscire a capirlo. Queste persone che vivono periodi lunghi, abbastanza lunghi, nel carcere, che non sanno cosa fare, come trascorrere il loro tempo, non fanno niente, non hanno nessuna stimolazione a fare qualcosa. Mi sono anche immedesimata. Se guardi tutto il giorno un muro e non hai un'occupazione, non hai uno scopo al mattino, esci e cosa fai? Esci, torni a fare quello che facevi prima, o forse peggio. Alla fine poi cosa serve? Che la loro vita l'hanno fatto così, carcere. Cosa serve? Proprio le generazioni. Mi è piaciuto molto la parte in cui parla, non mi ricordo di quale penitenziario, insomma istituto, in cui poi si è cercato di impiegare i detenuti e le detenute in un lavoro, che però insomma, è una mosca bianca. Parlava proprio di persone carcerati che fanno i call center, e visto che come lavoro io ne sento di call center, di persone. Allora, nel momento che io ho letto quel brano lì, mi sono chiesta chissà se veramente sto parlando con una persona che è in un carcere in questo momento, no? Sì! Siamo arrivati da lontanissimo per venire da te. Apposta per venire. L'ho vista in questi giorni, l'ho ascoltata anche in radio. Ah sì? Cosa ha sentito? Mi pare Radio Capita. Sulle carceri. Non è carino. Sì. Le mie rughe. No, anche è giusto. Vuoi che non abbia le rughe dopo 90 anni? Questa va è la nostra libreria. Quanto dura? Quanto dura? Per assurdo, la cosa che mi ha intrigato di più, se si può dire intrigato, è quando descrive la parte in cui lei è, non mi ricordo bene se è su Stromboli forse, comunque su un'isola vulcanica, e fa tanto caldo. Quando si trovava a scrivere i suoi racconti, a fare le sue ricerche, nell'estate così calda di luglio, in cui non trovi... non trovi refrigerio da nessuna parte, e in automatico ti viene da pensare a chi non ha la possibilità di poter uscire, di andare a cercare qualcosa che ti va, insomma, a colmare un bisogno vitale. C'è già il caldo che appunto uno già va fuori dai granghi, figuriamoci uno che sta in 4 metri quadri. A me ha colpito moltissimo tutte quelle pagine che parlano di questi tigri, che sono queste lucertole di Linosa, no? Vorrei capire come è potuta sopravvivere a quegli animali giganti che le entravano in casa a Linosa. Erano descritti in modo abbastanza
horror, direi. È interessante quanto ogni esperienza sposti l'asticella delle nostre percezioni. Le lucertolone nere che nella veranda della casa dell'anno scorso mi infastidivano ora mi sembrano innocue. E a sera, dal momento che tendiamo ad affezionarci ai nostri persecutori, sono quasi delusa di non aver più visto neanche un tiro nel cortile. Quando parlava degli animali che andavano a fare le visite sull'isola e ha fatto un po' la contrapposizione anche di chi è in carcere, che poi in fondo poi normalizza ciò che vive e che quindi poi un po' ci si abitua a quella situazione. Io ho delle cocorite, ho degli uccellini, quindi so cosa vuol dire avere la gabbia e se posso raccontare una cosa molto interessante, queste cocorite erano abituate a volare libere nel negozio, ma quando hanno iniziato a riprodursi, io aprivo lo sportellino per permettere loro di volare, il maschio, il padre di questi piccoli, dall'interno della gabbia ha sporto la testa fuori e ha richiuso lo sportello dicendo: mi sento più tranquillo e protetto chiuso dentro una gabbia anziché libero fuori, che ci sono i pericoli. A me è piaciuto come ha finito il libro, perché è personale e ha avuto un'esperienza negativa perché è rimasta chiusa nell'armadio. Nell'armadio, ma è comunque intraprendente come sempre, è riuscita con una forzina a forzare la serratura per uscire, ma dopo tante ore comunque. Io non mi ero mai fatta un'idea delle carceri, sono sincera, anzi mi ha incuriosita la cosa. Leggendo il libro mi sono trovata in sintonia con ciò che veniva scritto, cioè alcune cose sembrava come se le avesse, come se mi avesse letto nel pensiero l'autrice, no? Questo libro sicuramente mi ha aiutato a capire che ci sono diversi punti di vista di un unico argomento, bello o brutto che sia. Effettivamente io e l'autrice non abbiamo la stessa opinione, evidentemente. La mia idea sul carcere è cambiata, perché in realtà non ci ho mai pensato seriamente come potessero vivere, se sento solo le notizie sul telegiornale o cose del genere. Non ho mai conosciuto nessuno che è stato in carcere. No, ma neanche di padre, cioè non sono mai entrato in un carcere, non lo so, ma sinceramente no, per fortuna comunque. Però abitiamo vicino a questo centro che abbiamo qua, un centro di identificazione e di espulsione, che è chiaramente una prigione, ma travestita da CIE. E questo luogo che divide in realtà il quartiere in due parti proprio. E poi appunto con tanto disagio e anche tanta decadenza che si nota dall'esterno. E averlo qui in zona non mi fa sentire assolutamente orgogliosa, anzi, tutte le volte in cui ci sono manifestazioni o momenti di musica, noi ho partecipato anche col mio bimbo piccolo, proprio perché per far sentire insomma queste persone che fuori c'è un mondo che non si è dimenticato di loro. In questo momento lo ricollego a una vicenda personale. Cioè, anni fa, nel 2000, finita la scuola, io ho pensato bene di non uscire più di casa. E quindi mi sono per uno o due anni rinchiuso in casa. E all'inizio andava bene, perché mi sentivo tranquillo, stavo a casa con i miei genitori, non succedeva niente di che. Col tempo malessere, solitudine e altri vari malesseri dovuti alla solitudine. La domanda che vorrei fare a Daria Bignardi è: qual è stata quella scintilla che l'ha fatta interessare a questo argomento? Dice che ha creato dei gruppi di scrittura nelle carceri, quindi vorrei chiedere, ma insomma, ma questi articoli si possono leggere?
avrà avuto paura l'autrice, avrà perché dal suo scrivere mi sembrava molto sicura, e anche la solitudine, tutta la solitudine che ha attraversato per scrivere, ma per fare anche le sue ricerche, l'ho percepita, e quindi mi chiedevo quanto sia pesata su di lei anche questa solitudine. Allora, mi piacerebbe chiedere all'autrice il significato di cosa vuol dire che non devono esistere i carceri, se è una sua forma allegorica oppure se sono delle motivazioni serie. Sarebbe interessante anche capire come mai non conduce più o non è più in televisione, se la percepiva come prigione lo stare in televisione. Nell'intervista di oggi ho sentito che Nina, la conduttrice, gli ha chiesto di sua madre. Sua mamma era un'ansiosa, proprio era malata di ansia. Quindi magari questa sensazione che lei ha sempre provato l'ha messa nello scrivere e indagare su quello che è il mondo del carcere. Potrebbe essere questo il motivo? Liberate i cani! Persefone! Bravo! Sì, tanti baci, tanti baci. Abbiamo fatto un'intervista, sai? Abbiamo parlato di Dario Pignaldi. Sì. Sì, poi ti racconto, abbiamo parlato di ogni prigione o isola, ma voi siete liberi.